Ciao, buonasera, che eleganza. Buonasera. Buonasera. Tra l'altro Tullio Solenghi, volevo dirlo perché è di nuovo a teatro con I Manesi per Maiana Figgia, cioè I Maneggi per maritare una ragazza di Govi, classico strepitoso del teatro italiano, non solo genovese. E quando ricominci? Ricomincio al Teatro della Corte di Genova dal 20 dicembre al 31 dicembre. Quindi. Da non perdere, a parte la bravura assoluta, tu anche sarai a teatro? Io sarò a teatro a vederlo, come già ho fatto la volta precedente, e devo dire che non mi ha pagato, ma è uno spettacolo molto molto bello. Diamolo. E accessibile non solo ai genovesi, grande Govi, certo, per Genova, certo. Ma è accessibile lui veramente aveva sdoganato il genovese, ha sdoganato il genovese e poi ha messo in scena proprio come si può dire, degli archetipi della comicità. Assolutamente sì. A proposito di archetipi della comicità, noi vorremmo questa sera parlare di com'era la comicità di una volta. Quindi non un omaggio a Govi, ma diciamo al teatro, all'epoca. Ecco perché siamo vestiti, ecco, siamo vestiti così. Presentando un classico dell'avanspettacolo. Beh, vi ascoltiamo. Ecco, allora. Fai una bella premessa perché è importante. Dunque, questo classico si intitola Il dentista ed è basato su un equivoco. È la storia di un tizio che dopo 5 anni di galera torna nella casa d'appuntamenti, una volta si chiamavano casini, dove era solito andare prima di rimanere carcerato. Solo che non si è accorto che in questa casa d'appuntamenti adesso c'è uno studio dentistico. Quindi si imbatte in un paziente che sta per essere visitato dal dentista, scambiandolo invece per un cliente come lui della casa per appuntamenti. Su questo equivoco è basato tutto questo sketch. Sigletta appropriata, prego. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Salve. Ha qui un appuntamento? Io no. Senza appuntamento qui non si combina niente, è pieno così. Ah sì? Come no. Una volta non c'era questo affollamento. Non c'era. Perché? Da tanto tempo che non viene? Almeno 5 anni. Oh, beh, è fortunato, eh. Perché, scusi, fortunato? Vorrei essere io al suo posto. Io vengo qui almeno 3 volte la settimana. La mia è una vera condanna. La mia era una condanna. Cosa le succede? Mi tira. Come ha detto? Scusa. Mi tira. A lei non tira? Sì, tira. Mi tira anche a me, ma non faccio tutto sto casino. Ma sapesse che nottata ho fatto passare a quella povera donna di mia moglie. Tutta la notte sveglia. E su, e giù, e su, e giù. E avanti, indietro, avanti, indietro. Ma alle 4 del mattino è crollata. Beh. E così sono passato a mia suocera. A chi è passato, scusi? A mia suocera. Ma scusi, quanti anni ha sua suocera? 89. Che stomaco che ha, ragazzi. Ma guardi che è lei che me lo chiede, poveretta. Si è sacrificata per mia figlia. Certo. Però poi è crollata anche lei. Vorrei vedere. Sa, l'età a volte è importante. E allora sono passato alla cameriera. Pure! Certo che lei non conosce vergogna. Le tira. Ce l'ho tutto gonfio. E lei? Lei ce l'ha gonfio? Al momento no. Ma non sa che cos'è il mio.
Vuole che glielo faccia vedere? No, no, mi fido. No, mi fido, sta tranquillo. No, no, per carità, no, mi fido. No, no, fido. Lei è qui per un'otturazione? Che cosa, scusi? Ci dico, lei è qui per un'otturazione? Per un... Ah, ho capito cosa intende. Sì, sì, diciamo che sono qui per un'otturazione. Dove ce l'ha il buco? Che cosa? Ti dico, il buco. Il buco dove ce l'ha? Davanti o di dietro? Ma dove vuole che ce l'abbia il buco, scusi? Ma di dietro, no? Perché, scusi, lei dove ce l'ha il buco? No, io ce ne ho due. Uno davanti e uno di dietro. E pensi che mia moglie ne ha quattro. Due davanti e due di dietro. È stereofonica sua moglie. E comunque, guardi, io glielo dico così, per esperienza, con l'otturazione non risolve proprio niente, c'è soltanto una soluzione che è definitiva, una sola, se lo faccia strappare. Ah, che cosa dice? Ma siamo matti. No, no, ma stia tranquillo, e tanto glielo devitalizzano. Che cosa fanno? Ma sì, così risolve il problema. Tre o quattro iniezioni intorno e una poi direttamente nel buco. A ridaglie col buco. Ma così non sente niente quando glielo strappa. No, no, non dica quella parola. Appena dice strap mi viene un brivido qua lungo la schiena. ho capito. Cos'hai capito? Ho capito che lei è uno di quelli che vorrebbe, se lo vorrebbe conservare. Sì, guardi, ci sono affezionato, guardi. Ma che vuol dire? Si affezionerà anche lei, anche al nuovo. Le prendono prima il calco col gesso. Il calco col gesso? Questa non l'avevo mai sentita. E perché le prendono il calco col gesso? Perché glielo rifanno su misura, in porcellana. In porcellana? E perché in porcellana? E perché così non si scheggia. Ma mio non si scheggia! Ma roba da matti! E poi se lo può anche scaricare dalle tasse. Che cosa mi sì, sì. Si faccia fare la fattura e poi si faccia mettere per iscritto tutto quello che le fanno momento per momento. Ma si immagini che scriva tutto, mi dia retta. Ma per carità, si immagini che vengo qua e mi faccio scrivere tutto quello che mi fanno qua dentro. Senti una cosa, io la stavo osservando fin dall'inizio. Lo sa che cos'è lei? Lei è uno zozzone, è un porco, ecco sì. Ma vabbè, è buco davanti, è buco di dietro, e la suocera, la cameriera, è porcellana, è uno zozzone, è un porco, ecco. Io mi ricordo quando venivo qui ai miei tempi, era addirittura una cosa romantica. Gio Sozzone che non è altro, sì. Oh, signora. Cosa c'è? Io guardi. Ho capito. Lei ha paura. No, no, che paura. Facciamo una bella cosa. Cosa? Mi stia a sentire. Sì? Vuole che entri con lei? E io le tengo la mano mentre le tappa il buco. Ma perché tappa il buco? Vada via, la porcaccione che non è. Ma roba da madre. Ecco qui. Giulio Solenni, Massimo Lopez. Grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie mille.